Radio Renzano, in compagnia di Mario Venuti. Ciao Mario. Ciao. Siamo arrivati dalla parte opposta della Liguria, dal ponente siamo arrivati verso il Levante, perché questa sera a Santa Margherita c'è il premio Bindi. Tu che cosa farai su quel palco che è già lì pronto per essere davvero vissuto? Ma guarda, essendo da solo non ho una scaletta, vado un po' a braccio, vedo un po' anche chi ho di fronte, però sicuramente canterò qualche canzone di Umberto Bindi, perché anche lo faccio solitamente, perché è uno dei miei cantautori preferiti, e magari anche alcune canzoni che in maniera diretta o indiretta sono in qualche modo legate a Bindi, o sono figlie, se vogliamo, del suo insegnamento. Quindi questo modo, che poi mi è molto naturale, no? I brasiliani la chiamano saudade, non so, questa lieve malinconia che permea un po' le mie canzoni, ecco, probabilmente è una cosa che anche ho ricevuto dalla grande scuola dei cantautori liguri, soprattutto degli anni 60. Poi qui alle nostre spalle abbiamo un mare che non è poi così diverso da quello della tua Sicilia, giusto? Beh, trattasi pur sempre di mare. È vero. Quindi la poesia c'è. E invece del tuo motore di vita, che oramai da qualche mese sta viaggiando per le radio, che cosa ci racconti? Farai qualcosa questa sera? Beh sì, magari accennerò Caduto dalle stelle in una versione acustica e il nuovo singolo Tutto questo mare, che è uscito da qualche giorno. Mario Venuti è chiaramente ci ricordiamo di lui anche per quelli che sono stati gli esordi legati a quegli anni 80 turbolenti, quelli dei De Novo, quindi sì, diciamo una biografia abbastanza è lunga, perché lunga da raccontare, esatto. Sono 30 anni e più di musica, però non è... Che ricordi hai però dei De Novo e di quel periodo legato alle cantine degli anni 80? Vabbè, innanzitutto i miei 20 anni, per cui si rimpiangono quelli. No, comunque no. Però sono stati anche intensi, avevo fatto tanti concerti e c'era un'atmosfera allora attorno alla musica, c'era realmente un qualcosa che forse oggi si è un po' perso, è una cosa che permeava proprio le nostre vite, la musica era proprio al centro della società, del costume, del modo di vestirsi. Adesso sembra un po' che la musica sia un po' una tappezzeria, un po' non sempre riesce a penetrare a fondo, è tutto un po' più superficiale, questa è l'impressione che posso dirti, quindi un pizzico di nostalgia per quel periodo in cui la musica si viveva proprio sulla pelle. E poi i 20 anni, come dici tu. E poi tu, i 20 anni sono un'altra per cosa. Forza. Ok Mario, noi ti ringraziamo, buon concerto, noi assisteremo comunque a quello che succederà su quel palco. Per Radio Renzano, Claudio Gambaro, grazie Mario ancora. Ciao. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Una stretta di mano, come due amici sinceri, ci sorridiamo per dire arrivederci.